C'è un periodo ancora più delicato della gravidanza, è un periodo nel quale molte donne possono sentirsi smarrite, nel caso anche di un primo parto, di un primo bambino, anche inesperte o bisognose d'aiuto. Questo è il periodo del puerperio, i classici fatidici 40 giorni. È un delicato momento in cui si susseguono tanti cambiamenti fisici e psicologici, a partire dal distacco dal grembo materno del bambino, il calo repentino degli ormoni della gravidanza che ci fanno essere un po' tristi, e poi anche la gestione di queste piccole creature, l'inizio dell'allattamento che può assolutamente non essere semplice, non essere facile. I servizi non garantiscono, diciamo, un attento monitoraggio anche della donna dopo l'ospedale. E allora ci può venire in nostro aiuto una figura molto importante, che è l'ostetrica. Martina Brissagi è qui con me, è un'ostetrica, e insieme parleremo del puerperio. Quali sono gli aiuti che la neomamma può avere durante appunto il periodo del puerperio? Allora Leda, come giustamente dicevi poco fa, purtroppo nel puerperio si assiste a quello che è un vero e proprio vuoto assistenziale, nel senso che mentre il percorso gravidanza è ben strutturato, in realtà nel dopo le mamme, ahimè, vengono molto lasciate a loro stesse, in balia di quelli che sono le loro paure, le loro incertezze, inesperienze e timori. Fisiologico che emergano tutta una serie di sentimenti anche negativi che oltretutto le mamme fanno fatica ad autorizzarsi, perché chiaramente col parto vi è una rottura di quella che era l'aspettativa del tutto perfetto. Sì, tipo famiglia del bambino bianco. Esatto, e quella che in realtà è la vita vera. I problemi veri, assolutamente. Sia della mamma che del bambino. Assolutamente sì, per cui nel puerperio la mamma si trova a dover fare un doppio lavoro, a dover recuperare fisicamente, allo stesso tempo a dover soddisfare i bisogni di queste creature meravigliose che però ovviamente hanno delle esigenze, delle necessità a cui solo la mamma può far fronte. Per cui tutti quelli che erano i cambiamenti della gravidanza che si sono instaurati nei 9 mesi, quindi in un periodo anche piuttosto lungo se vogliamo, si ritrovano a dover rientrare nel giro di questi famosi 40 giorni del puerperio, per cui è un doppio lavoro che la mamma si trova a fare senza spesso il giusto sostegno. Infatti, perché comunque il sostegno familiare spesso non è sufficiente, esatto. Perché magari ci sono delle dinamiche familiari pregresse o comunque anche insorte magari con il bambino, però insomma il rapporto di coppia può cambiare, lo stesso rapporto con la famiglia d'origine, mi viene da pensare, sì. Comunque a volte ha visto anche i genitori per voler far del bene, magari però mettono bocca su quelle che sono le abitudini e quindi può destabilizzare. Si fa anche fatica a tenere fuori quella che comunque è la famiglia d'origine, che spesso si sente esclusa o non capisce la necessità magari della nuova famiglia che si sta costituendo di dover rimanere da sola per creare il suo nuovo equilibrio, come giusto che sia, senza troppe interferenze esterne. A proposito degli aiuti appunto che mi chiedevi, sicuramente cercare una rete di sostegno anche nelle altre mamme, per cui la condivisione con mamme che stanno vivendo quello che in questo caso stai vivendo te, sicuramente è d'aiuto e di sostegno alla nuova mamma. La figura del padre è fondamentale nel mediare quelle che sono le relazioni con il mondo esterno, quindi il padre serve proprio da cuscinetto in questo caso, da protezione e da difesa, e a questo proposito mi piacerebbe richiamare un'immagine che mi è stata regalata durante uno dei tanti corsi di quello che potrebbe essere un disegno della nuova famiglia, sì. Che è costituito da 3 cerchi concentrici. Il primo cerchio è costituito dal bambino o dalla bambina, attorno a questo cerchio c'è un altro cerchio che è la mamma, che insieme al bambino vanno a costituire la diade, per cui c'è uno stretto legame tra mamma e bambino. Attorno a questi 2 cerchi c'è un cerchio più grande che li racchiude entrambi, che è la figura del padre. Quindi la figura del padre nel puerperio assume un ruolo fondamentale nel senso di protezione della coppia madre e bambino da tutto quello che è il mondo esterno. Per
cui anche il mondo familiare. E il mondo familiare, assolutamente. Quindi in realtà babbi che spesso si sentono esclusi da questo legame esclusivo che si viene a creare inevitabilmente tra mamma e bambino, in realtà non si rendono conto di avere un ruolo fondamentale in quella che è la gestione della nuova famiglia, per cui senza il padre viene a mancare proprio una struttura fondamentale. Quello che suggerisco sempre alle mamme per evitare che si sviluppino poi nel padre sentimenti di inadeguatezza, allo stesso modo di quelli che ci possono essere nella nuova mamma, è di cercare di includerlo sicuramente il più possibile in quelle che sono le attività, tra virgolette, che, rivolte al bambino, e addirittura di creare degli spazi esclusivi per babbo e bambino, in cui la mamma può prendersi tranquillamente del tempo per sé. In certi casi sentimenti di inadeguatezza, tristezza, pensieri negativi abbracciano spesso il postpartum, purtroppo. Che cosa possiamo fare? La prima cosa da fare è autorizzarsi questi sentimenti, quindi cercare di non negarli, assolutamente. Non è sempre così perfetto quello che c'è nel dopo. Spesso le mamme si chiedono perché non è così perfetto nel momento in cui il parto magari è andato bene, nel momento in cui il bambino è meraviglioso esattamente come io lo volevo, perché non sono felice. E quindi sentimenti di colpa. Esatto, sentimenti di colpa. In realtà sono assolutamente normali tutto questo ventaglio di sentimenti negativi, vanno accolti, vanno riconosciuti e devono essere la spinta a legarsi ancora di più al bambino, riconoscendosi anche quelli che sono i propri limiti, per cui è chiaro che mamme si diventa col tempo, sbagliando e con il giusto sostegno, per cui è fondamentale trovare, in questo caso preferibilmente nella figura paterna, un sostegno alla mamma, sollevando la mamma da quelle che sono tutte le responsabilità di gestione della casa piuttosto che della cucina, per cui quello che suggerisco sempre alle mamme che mi chiedono cos'è veramente utile nel dopoparto. Allora, niente accessorio, quantomeno quelli più indispensabili, che sono fondamentalmente pochissimi. Trovate persone che vi aiutino a gestire proprio la casa, per cui non deve essere in quel momento un vostro pensiero assolutamente preparare da mangiare piuttosto che sistemare la casa, pulire e quant'altro, quindi zero. Dovete assolutamente trovare qualcuno che si occupi di tutto questo e che non vi faccia mai mancare un pasto caldo, perché è fondamentale, perché se la mamma non recupera fisicamente per se stessa ovviamente non potrà permettere al bimbo di nutrirsi, infatti. Per cui è fondamentale che la mamma pensi al proprio recupero fisico senza occuparsi di tutto ciò che è il resto. Per cui quando io entro nelle case delle mamme in cui sembra che ci sia scoppiata una bomba, io non sono altro che felice in realtà. Come appunto sei entrata qua in casa e hai visto che la bomba è scoppiata. Io ero molto felice di aver visto tutto ciò, perché mi fa pensare che comunque la mamma se ne sta fregando, quantomeno sta mettendo in secondo piano la gestione della casa per occuparsi di qualcosa di più importante, che è appunto il suo bambino. Per cui nel momento in cui entro in case perfette dove non c'è... Vabbè, o c'è la colf, la donna di servizio. Esatto. Scusa, no. Quindi potrebbe essere comunque un regalo da farsi fare, quello di avere una donna che appunto si occupa della gestione della casa, proprio per permettere alle mamme di concentrarsi su quello che è l'avvio all'allattamento, il recupero fisico e il legame con il proprio bambino. E poi una mamma serena ovviamente fa stare i bimbi sereni, o il bimbo sereno, e anche diciamo l'armonia familiare, quindi questo secondo me è importantissimo, preservare la mamma, ma per preservare tutto. Certo, assolutamente sì, anche perché l'allattamento è una sorta di prolungamento del cordone ombelicale, per cui tutto ciò che al bambino arrivava in pancia attraverso il cordone, non sto parlando solo di nutrienti, ma sto parlando anche di emozioni, di sogni, di ormoni che mediano questo tipo di attività, passano attraverso il latte, per cui sicuramente una mamma stressata avrà inevitabilmente un bimbo stressato, proprio perché è vero che la gravidanza dura 9 mesi, ma dura 9 mesi anche la gestazione, che è il periodo successivo alla gravidanza, che ha una durata pari a quella della gravidanza, appunto. Tu hai rammentato giustamente gli ormoni, e gli ormoni hanno un ruolo fondamentale perché abbassano molto l'umore, purtroppo. Assolutamente, è un po' quello che succede in fase premestruale, tutto potenziato, proprio perché durante la gravidanza c'è un movimento ormonale pazzesco, ovviamente, per cui nel dopoparto è chiaro che il crollo ormonale fa sì che la mamma ne risenta anche dal punto di vista psicologico, e questa è una cosa fisiologica su cui non possiamo
c'è niente se non comprendere che è normale che sia così. Laddove questi sentimenti poi si prolungano eccessivamente nel tempo, può essere utile rivolgersi a uno specialista. Assolutamente. Però diciamo che nella fase iniziale questi sentimenti, tra virgolette, negativi sono assolutamente normali per tutte le mamme. Tu hai parlato di allattamento, ovviamente. C'è una linea guida dove si può indicare un tempo dove può finire, dove può terminare l'allattamento? Dici nella poppata o nell'arco del tempo? Allora, poi dopo parleremo anche della poppata. Ok. Però mi hai fatto una cosa. Sì. Allora, diciamo che le linee guida dell'Organizzazione Mondiale della Salute consigliano l'allattamento possibilmente esclusivo fino agli 8 mesi, 6-8 mesi del bambino. 6-8 mesi. I parametri sono, per cominciare lo svezzamento, sono nel momento in cui spuntano almeno due dentini, nel momento in cui il bambino riesce a tenersi su con la schiena da solo, in posizione autonoma, nel momento in cui riesce a fare questo gesto, che è quello di portarsi la mano alla bocca. E la durata di una poppata? Allora, la durata di una poppata, parlando di allattamento a richiesta, in realtà non ha una durata, esatto. Nel senso che appunto l'allattamento a richiesta si basa proprio su questo, sul fatto che sono i bimbi che decidono quanto vogliono stare attaccati. E in un primo momento la frequenza della poppata, così come la durata, è molto più instabile. Poi piano piano mamma e bambino trovano un loro equilibrio e anche la frequenza delle poppate poi tende a stabilizzarsi. All'inizio è un po' un trovare il giusto modo, diciamo, però il potere ce l'hanno loro in realtà. Quindi, siamo nelle loro mani. Siete nelle loro mani, assolutamente. E, però vedo che spesso si addormenta, cioè come è normale. Assolutamente sì, è normale, per cui nel momento in cui il bambino si addormenta al seno non è detto che abbia finito di mangiare. Semplicemente come noi quando pranziamo, quando ceniamo, non mangiamo in continuazione, ma ci sta che possiamo fare delle pause, così vale per loro. Per cui nel momento in cui il bambino si stacca da solo, lì è finita la poppata. Altrimenti se pisola e però continua a stare attaccato, poi magari si risveglia e risucchia un pochino, vuol dire che magari ha ancora un po' voglia della poppa, ce l'ha. Ecco, e allora qui andiamo avanti all'infinito, esatto. Perché questa mi sa che non si stacca. Esatto. Cara Martina, grazie di essere stata qui con me in questo delicato momento che è appunto il puerperio, e spiegando a me e diciamo a chi ci guarda quelle che sono le delicate fasi di questo particolare momento. Grazie. Grazie a te Elisa e grazie alla piccola Stella che ci ha aiutato a spiegare ancora meglio quello che è il puerperio. A presto Martina, grazie. Ciao Elisa.